Vince la Viola, ragazzi, lo fa in modo convincente contro il Cagliari per 3-0 e aggancia in classifica il Napoli e la Juve a 14, al terzo posto, comunque, come si dice, insieme alle altre due squadre. E una Viola che comunque ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo dove poteva fare anche il 3-4-0. Dopo nel secondo, ragazzi, il Cagliari comunque ha preso un po' di misure, ha provato, ragazzi, almeno con l'atteggiamento. Atteggiamento giusto nel secondo tempo della squadra di Ranieri, che ci ha provato in tutti i modi, ma ragazzi, la differenza tecnica e di qualità, ragazzi, è comunque visibile a tutti. Nonostante comunque il Cagliari dei buoni giocatori li abbia, soprattutto per la Serie A. Però, soprattutto dietro, ragazzi, non mi convincono per niente. Perché se c'hanno dei giocatori, secondo me, nei centrali, dico che non sono adatti alla Serie A, che non sono neanche pronti, secondo me. Ci voleva forse qualche rinforzo di esperienza in più nei centrali di difesa. E una Viola che gli basta, ragazzi, 1 minuto e mezzo per andare in vantaggio su una punizione calciata da Danca. Danca, ragazzi, è veramente un giocatore rinato. Quest'anno veramente tanta tanta roba, come anche il suo compagno Arthur. Arthur sembra veramente un veterano quest'anno sotto la guida di Vincenzo Italiano. Invece, ragazzi, lo scorso anno la Juve e al Liverpool sembrava veramente un disastro. Invece, ragazzi, guardatelo qui. E cross di Duncan da calcio di punizione, la Radunovic, ragazzi, fa un'altra preta. La Radunovic non la prende, la chiave non la prende sul cross, la lascia sfuggire, la difesa non riesce ad allontanare. Va Nico Gonzalez il più lesto, che sta vivendo un momento di forma eccezionale in questo momento, veramente è un giocatore devastante, che è infermabile, fa sempre gol o assist, è veramente incredibile. E Nico Gonzalez il più lesto di sinistra, a porta vuota la butta dentro. Ma la Radunovic, ragazzi, è ora che lo cambi. Radunovic deve capire che non per forza deve giocare a Radunovic, anche se è stato il portiere della promozione. Ha fatto grandi miracoli lo scorso anno, quest'anno già sono tre gli errori importanti che hanno condizionato la sua stagione. Quindi è il momento di provare a mettere scuffette, perché anche questa partita sembrava che volesse mettere scuffette, alla fine ha sempre puntato su Radunovic. Adesso, ragazzi, è ora di cambiare, secondo me, almeno per provare, perché su Radunovic troppi troppi errori sta facendo. Ma gli basta comunque poco la Viola per trovare anche il gol 2-0. Prima ci prova anche Nico Gonzalez, ancora, però è uscito veramente di pochissimo al lato del palo. Poi, ragazzi, è un'occasione importantissima al Cagliari, che qui non puoi sprecare quell'occasione lì quando fai 2 gol in 7 partite, 2-2 di Luvumbo. Pallone dietro di Milenkovic, troppo corto per Terracciano, una follia nel centrale serbo. Intercetta Nanez che scatta Terracciano e poi tira troppo, troppo lento. A porta vuota, tira troppo lento. Caiodo sulla linea riesce a salvarla. Caiodo è anche partitone. Ma veramente lì Nanez deve fare gol, non puoi girare così una flemma così a porta vuota, devi calciare e spaccare la porta. E lì male. Poi, ragazzi, gol 2-0. Non ti perdono la Fiorentina, sbagli gol dell'1-1, prendi gol 2-0. Sempre comunque la giocata dai partita dai piedi di Bonaventura, questa volta che recupera la palla. Bonaventura è un giocatore, come dico sempre, ragazzi, di un'altra categoria, un giocatore troppo intelligente. Pallone per Nico Gonzalez, che no, che la scambia con Caiode, triangolo di Caiode tra Caiode e Nico Gonzalez, che lancia il terzino, che la mette dentro bassa. Dossena per anticipare Beltran, si fa un'autorete clamorosa in scivolata, che, ragazzi, gol del 2-0 della Viola. Poco dopo, ragazzi, ha la chance per andare sull'1-2 il Cagliari. Grande azione sulla sinistra di Augello, che è uno dei migliori, è stato. Pallone dentro per Shomurodov, che stoppa palla, tira col sinistro. Pallone al lato di pochissimo. E a fil di palla veramente di poco. Poi il secondo tempo, che in cui la Fiorentina si atteggia male in campo. Infatti l'italiano fa dei cambi verso il 60esimo, mettendo Foster e Fischi in avanti. E Cagliari che ci prova più volte, con Petagna che prende una traversa clamorosa. Con qualche lampo anche dei suoi comunque giocatori migliori, ma alla fine non riesco a trovare il gol del pareggio. I 9 entrati sono entrati male, Kwame, Ikoné e Infantino, entrati troppo leggeri, infatti l'italiano si è molto incavolato, ma la Fiorentina però non capisco, fa magari dei primi tempi eccezionali e poi i secondi cali, e se cali in questo modo contro una squadra comunque più organizzata, ne prendi due in pochi minuti, secondo me. Su quello devo migliorare, perché non puoi fare un primo tempo così, un secondo tempo così. Cioè, Cagliari comunque nel secondo tempo ha tenuto il pallone del gioco in mano per 35 minuti. Nel finale poi dopo comunque si sono un po' allungate le squadre, la Fiorentina ha avuto due grandi occasioni con Nzola e finalmente, ragazzi, si è sbloccato un Nzola. Prima ci è stato un gol pazzesco davanti alla porta, ha voluto fare dei dribbling, si è spiccato, aveva parata Radunovic. Poi la seconda volta, ragazzi, non poteva più sbagliare. Mandragora gli dà un pallone strepitoso dalla tre quarti avversaria, pallone incredibile a girare col sinistro. Nzola fa benissimo perno su Vietesca, mi sembra quel difensore lì, gli fa perno, gli scappa via, non gli sembrava vero che comunque gli avesse dato quella possibilità al difensore. Si invola verso la porta con un tocco sotto delizioso, batte Radunovic per il suo primo gol al 94esimo con la maglia della Fiorentina, strameritato per Mbalanzola. Beltran non segna, ma fa un grande lavoro per la squadra. Finalmente, comunque, magari si è sbloccato mentalmente. Questo ragazzo si sblocca mentalmente, fisicamente, è uno dei top attaccanti di Serie A, come ho detto l'anno scorso, un giocatore eccezionale. Questo, ragazzi, è il video, se cosa ne pensate, prossimo video.